Se sei bravo con uno strumento musicale e vuoi suonare nella tuba di Londra, ora è il momento giusto. Devi sapere che non tutti possono esibirsi nella tuba e si deve richiedere un permesso che viene rilasciato solo dopo un'audizione. Hai capito proprio bene. Per suonare nella tuba di Londra dovrai fare un provino. Parliamone, sigla. Il motivo per il quale si è deciso di fare una selezione degli artisti è dovuto soprattutto a due fattori: alti guadagni, circa 100 sterline l'ora. Immagina quindi quante persone desiderano un guadagno simile. E poi è una vetrina a livello internazionale: con 3.230.000 passeggeri al giorno ci si può far conoscere un bel po' in giro per il mondo. Attualmente sono aperte le selezioni e ci si può candidare sul sito ufficiale di Maskin London. Il link ovviamente lo trovi sul blog di Living London Way. È richiesto talento, ottima conoscenza dello strumento musicale e adattabilità della performance in un ambiente pubblico. Per intenderci, una persona che desideri fare heavy metal ovviamente avrà meno possibilità di ottenere l'autorizzazione rispetto, per esempio, ad un artista che voglia esibirsi con brani meno assordanti. Ci sono 35 punti band e sono disponibili più di 1800 postazioni prenotabili ogni settimana. Da sbalo! Come candidarsi per suonare nella tuba di Londra? Se vuoi candidarti per un provino che si terrà in un luogo pubblico, probabilmente in una stazione famosa, dovrai aver compiuto 16 anni e non c'è limite massimo di età, quindi se sei un vecchietto puoi venire lo stesso. Dovrai presentarti come solista, al massimo come un duetto, Albano e Romina, le band non sono accettate, dovrai essere residente nel Regno Unito e... Sarà necessario fornire la documentazione che certifichi questo aspetto, quindi il proof of address per intenderci. E se vuoi essere residente del Regno Unito, puoi affittare una stanza a Londra in una casa condivisa con altri ragazzi in modo tale da non spendere troppi soldini e fare anche amicizia. Per qualsiasi informazione, invia un'email a info@livinglondonway.com e la marchetta è stata fatta. Non ci sono limiti sulla scelta dello strumento, ma alcune piazzole non sono adatte per tutte le tipologie di musica. Nel caso in cui passassi la selezione, ti sarà comunicato dove potrai eventualmente esibirti. Quando ti candidi, assicurati di avere a portata di mano le seguenti informazioni: tuoi dati di contatto, non si accettano manager o interpreti, non siete già famosi. Documenti di riconoscimento, passaporto, patente o carta d'identità. Informazioni sulle tue esibizioni passate con un link che porti alla tua pagina social di riferimento. Serve anche un video recente in cui ti esibisci, si accettano solo link da YouTube e Vimeo. E faccia capire che tipo di performance vorresti fare nella tube di Londra. Ricorda inoltre che i documenti che fornirai dovrai successivamente portarli con te, qualora fossi selezionato, a prova della tua identità. Cosa succede dopo che ti sei candidato? Dopo che avrai inoltrato la tua candidatura, dovrai attendere che ti contattino. La tua performance, inviata tramite il link, non lo dimenticare, sarà valutata da un team di esperti che lavorano nel settore dell'industria musicale, che valuterà la tua musicalità e la tua tecnica. Non ci sono limiti di genere e si è costantemente alla ricerca della diversità che è rappresentativa della società londinese. Purtroppo, a causa dell'enorme numero di candidature, nella prima fase selettiva non verrà dato un feedback a chi non verrà selezionato. Quindi, per intenderci, se vedi che non ti contattano, con molta probabilità dovrai ritentare al prossimo provino. Sapete che qualche cantante ha scritto anche qualche canzone su Nocciolino 24? Un giorno ve la devo far sentire. Nocciolino 24, in Inghilterra, in Inghilterra, in Inghilterra. Parnzum, 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 scemo, parnzum, parnzum, parnzum. Buona fortuna! Ah, e se non metti like, non ti prenderanno mai. Ciao!